Sei terrorizzata, Francesca, come va? Abbastanza. Abbastanza. Allora, tu mi segui da un po' di tempo e sai come funzionano i rebus. Però fino adesso abbiamo risolto i rebus normali. Oggi invece tutti i tuoi amici si sono ritirati, quindi tocca a te fare il rebus difficile. Va bene. Ok. Allora, guarda, io dall'ultima settimana in mistica ti ho scelto questo rebus di Atlante. Vedi il nome dell'autore in alto? Atlante. Atlante è il mio amico Massimo, che compone dei rebus belli corposi. Eccoci. E bisogna fare sempre dei bei ragionamenti. E tu sei ansiosa di cominciare, ho visto che hai già sbirciato. Ecco, no, ecco, ti dico subito, bisognerà fare un bel ragionamento e guardare tutte le immagini che sono presenti nel rebus, ok? Adesso, con molta calma, perché io parto sempre con molta calma, dobbiamo guardare, c'è Silvio e poi ci sono 7 lineette, e anche questo è importante, e l'autore delle mie prigioni. Forse nei tuoi ricordi scolastici già immagini chi sia. Ecco, però le lettere SE sono su quella informazione più in basso. Il 1 agosto 1830 fu scarcerato. E sotto c'è un'immagine, lo Spielberg, che non è il regista, no, però si scrive uguale, mi sembra, sì. CCA. Parlano di questo autore delle mie prigioni e dello Spielberg, che è stata, devo stare attento a non dire le parole che sono presenti nella soluzione, che è stata la sua prigione. Ok. Okay? Sì. Allora, mi pare che i tuoi amici fanno segno che non vogliono essere interpellati, che non hanno capito, quindi toccherà tutto a te, tutto a te risolvere. Inizierei con molta calma. Allora, tu sei già i trattini. Ecco, così esatto. Almeno sei già il mio sistema, che due punti. Ecco, io metto sempre le lineette. Due, poi c'è una parola di no, di 7 lettere. Sì. Ciao, stiamo facendo. Aspetta, stiamo facendo un filmato. Allora, 3, 4, 5, 6 e poi 3 lettere. 3 lettere, sì. Eccoci. Okay. Allora, vediamo un po'. Ciao Giorgio. Ciao caro, ciao. Parti? Alle tre o tre, no? Aspetta, non posso darti la mano che stiamo facendo il filmato. Scusa, ciao. Ok, va bene. Allora, riprendiamo. Allora, vediamo un attimo. Dobbiamo mettere, allora io direi le lettere CCA, sì, c'è un'unica scelta dove metterle. Sì, su questa tre. Esatto, tre lettere, perfetto. Le cose sicure. Sì. Invece ci sono due parole da due lettere, sì, e quindi sì, non sappiamo se è. Sì. Qui, puoi qui. Puoi scrivere leggero sì, in tutti i due posti. Sopra. Esatto, non sappiamo. Sì, ecco, le cose sicure le sistemiamo. Mm-hmm. Adesso vediamo un po'. Hai qualche idea o ti vuoi qualche suggerimento? Questo è uno dei giochi più difficili della rivista, Vediamo. Forse c'entra qualcosa al cognome, perché non l'ha scritto. Esatto, non hanno scritto il cognome di questo scrittore, perché dobbiamo dirlo noi. Sì. Ti ricordi chi è? Sei? Pellico. Pellico, Silvio Pellico, esatto. E allora, Pellico quante lettere ha? Conta con calma. Sette lettere. E c'è lo spazio per scrivere... Sì, una sola. Esatto. Quindi puoi scriverlo? Sì. Ok. Adesso prova a dividere quante le lettere hanno le parole della soluzione. 6, 2, 9, 7. Dividi 6 lettere. Qui, brava. 2. Vedo che fai come faccio io, perché hai visto come. Sì. Allora vediamo Pellico. Sì, secondo sì, me quel Pellico potremmo farlo diventare una parola di 9 lettere. Ta 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 ta. Pellico. Pensa, un sostantivo, un aggettivo, un verbo. Pellicola. Pellicola o singolare o plurale. Sì. Quindi una L ci andrà. Sì. Prova a scrivere. Okay. Vedi che pian pianino si ricostruisce la frase. Sì. Però quella parola dopo di 7 lettere sarà, se pellicola che è sostantivo, Un aggettivo. Sì. E finisce per A. Pellicola, quindi singolare. Pellicola. Sì. La. Ta, 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 ta. Ok. Io l'ho già risolto in treno venendo qui, quindi adesso ti aiuto facilmente. Okay. Ti dico le parole nell'ordine nel quale le ho trovate io. Sì. Allora vediamo un po', è stato scarcerato da CCA, quindi CCA, lui, la, Pellico cosa fa? Il verbo? Lasciato, quante lettere ha? Esatto? 8, quindi non ci siamo, devi coniugare il verbo, la parola è giusta, devi coniugare, lasciò, quante lettere lo metto qui? Sì.
La, no, la, là c'è già. Vedo che tua sorella ti fa il segnale. Sì. Ecco. Ascio. E adesso vediamo la frase risolutiva. Pellicola sciocca. Siamo già a buon punto. Ok, insieme. Adesso vediamo un po'. Prima. Guarda un po'. E se è scritto su quel computer, no? Sì. Però proprio dove c'è 1 agosto, quindi lui lasciò CCA, che commento potresti fare? Il primo agosto diremo noi. Sì. Però il primo agosto non possiamo dirlo perché c'è già nella schermata, c'è scritto. Sì. Quindi lasciò, come potremmo dire in italiano se tu volessi commentare una quel giorno, lasciò. Quel giorno. Quel giorno. Okay. Il giorno ha 6 lettere, qui parole di 6 lettere non ci stanno. E allora invece che un giorno, sinonimo di giorno? Di giorno, brava. Di. Sì, è giusto. Però... D è 2 lettere. Sì. E quindi la scrivi lì, brava. Qui. Di. Quindi sei per forza di qua. Esatto. È un po' come Sudoku, se metto una cosa da una parte, quell'altra va dall'altra. Sì. Adesso, come avevi detto, quel giorno. Quel giorno, quel di. Quel di. Quindi manca. Ah, vedo che hai già capito la... Sì. E quindi la soluzione è? Se è quel di pellicola sciocca. Ecco, posso telefonare quando passo col treno da Bologna, telefonerò ad Atlante, lo informerò che abbiamo risolto il re. Che abbiamo risolto. Tua sorella non ti ha aiutato per niente, si è tolta. Hai fatto bene. Bene, grazie Francesca. Grazie. Ciao. Sequel, com'era? Sequel di pellicola sciocca. Perfetto, bene, grazie.